Sentiamo, che sta mogliato, non li ha fama agganciata, segnati. Guaglio, sai che c'è, ma ste foto di te, chiede la vecchiata. La signora è molto concisa, comunque ha reso bene il concetto. Quindi, vede, tutto s'aggiusta, non vi preoccupate, quindi io devo andare via, devo riprendere tutto il rapporto che è roba segreta questa qua, e allora, quando arriva... Marsha, io e Manico te. No, ci siamo, non ci siamo, signora, lei non se ne può andare. L'elemento, il soggetto debole è. E quindi la signora potrebbe approfittare. Lei adesso rimane qui e quando arriva la signora se nasconde dietro qualche tenda, pronta a intervenire a qualsiasi cenno di debolezza di suo fratello. Ha capito? Osegue, don Nicola. Dite voi, maresciallo. Ma raccomando. Prego. Maresciallo. Grazie di tutto, maresciallo. Dovere, non si preoccupa. Sì, Nicola. Sì, un po' bravo. Sì, come li ha fatti? Ma che c'è chi? Non c'è chi? Come... Siamo a voi, non li ha fatti manco spapati. Ma che c'è chi? Ma che c'è chi? Che mi possa sgualdrenare? No, una bella figura di rupaio. Ma che figura di rupaio? Chissà, non li ha fatti manco parlare, faccia vedere io. E mo ti faccia vedere se arriva qualcuno altro che da succedere in questa casa. Tu però ricordati lo fatto, la femmina non so cosa per te, mettetela in capo, che ti conosco buona, la femmina li ha lasciata io, la femmina non è solo femmina, niente me, ci vici ne tengo due madre con ma chi è qua, chi non lo sa chi è, ha fatto te, hai poi scoperto tutto caso, tu sono folla, io sono fina, che qua, a me non mi sfugge manca una virgola, come te la fa vedere che fa successo? Tu prea la Madonna che vede che, ma sicuramente ci viene, perché qui Ruli io parva sempre alla fama. Lei ha scattato tutti. È tornata la signorina. Guarda, aspetta. Ti faccio più bella la voce. Oh, aspetta, anzi. Fammi raccomponere la zia te. Aspetta. Fai bomba di nascondersi dalla fila. Giugno, aspetta. Appena succede qualcosa, subito insomma. Subito. Caiuio, che dolce, la posso fronteggiare, che sono grosso. No, va. Ah, sei lì? Sì, e tu sei là? Senti, da questo momento ti proibisco di far venire qui tuo cognato. È uno scostumato. Che devi, da suonato? Guarda che a me non mi suona proprio nessuno. Mi ha fatto una scenata perché riceviamo qui quello stupido di suo figlio. È imposto che non lo si riceva più. Ma io l'ho piantato in mezzo alla strada e sono tornata qui a piedi. Comunque, da questo momento non voglio vedere qui né lui né quello stupido di Linuccio. Chiaro? Tanto oggi resteranno a pranzo con me sia Linuccio che Luciano. Ah sì? Allora resterai con loro da solo, perché io con quei pazzi villani non voglio avere più relazioni di sorta. Bene. Bene che? Quello che hai detto tu, cara. E cioè? Che resterò a pranzo da solo con Luciano e Linuccio. Ma cosa significa questo linguaggio? Non hai capito? Te lo spiego subito, significa... Come so ste fuote de fa rumla nois e sorar diventate mulle sane. Ah, che delizia! E c'è anche dell'altro. Me ciste fuote. Come? Sì? Non hai capito? Me ciste fuote, eh? Me ci diventata antipatica, non te regge più. Non ti piaccio più. E vuoi sapere perché? Perché? Sentiamo. Perché ci me la nois. Sì? A me niente che mi serve, mi piacesse di... A cucci una caracena, una molisana. Usta cucci una di Petravendente, Belmonte, Basta Gerardo. Ah, senti, addirittura una di Caccavallo.
Eh sì. C'è altro? Non ti basta? Ne avanza pure. Scostumato. Troppo e sai cosa ti dico? Troppo gentile. Forse è meglio così, perché ero stufa di vivere con un tipo come te. Massa via che sciangallate, c'è muta e paginella. Guarda. Oh. 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 Oh.